Lo Spirito Santo è testimone di Gesù. Cristo è risorto! Buona giornata, carissimi amici, ma soprattutto buon inizio settimana. Dio è con noi e manda anche oggi il suo Spirito Santo per rallegrarci e ravvivare la nostra vita. Accogliamo il Vangelo di oggi leggendo Giovanni dal capitolo 15, 26 al capitolo 16, 4. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Amen. Cari amici, oggi Giovanni 15 e iniziamo il capitolo 16. Di nuovo Gesù riprende il discorso sullo Spirito Santo, che abbiamo ascoltato anche ieri, nella sesta domenica di Pasqua. E ne parla sempre citando questa espressione: lo Spirito Santo è il Paraclito, l'Avvocato, colui che è sempre presente nella nostra vita, colui che ci ricorda la parola e le parole di Gesù che ogni giorno noi come cristiani, come discepoli suoi, abbiamo preso l'impegno di leggere, di proclamare. Non solo con questo commento, ma soprattutto nella nostra preghiera personale che facciamo. Ecco che oggi Gesù ci dice che questo Spirito Santo donato a noi, che noi già abbiamo mandato dal Padre, è lo Spirito della verità, che procede dall'alto e che dà testimonianza di Gesù. Pensate, il termine testimonianza in greco è martiria, quello che poi noi, già sentendo la parola, diremo martirio. E noi siamo martiri di Gesù perché testimoniamo Gesù Cristo con la nostra vita. I famosi martiri che noi conosciamo sono coloro che con il proprio sangue hanno offerto tutta la vita per Gesù e per il Vangelo. E oggi Gesù stesso ci dice che quando verrà lo Spirito Santo, che noi già abbiamo, il Paraclito, darà testimonianza di me. Ecco che un cristiano non può vivere senza l'invocazione dello Spirito Santo. Un cristiano non può vivere senza dire: vieni Spirito Santo. Non può vivere tutta la settimana camminando dove gli pare, ogni tanto invocando Dio, invocando aiuto, e poi nel bisogno che cosa faccio? Ci deprimiamo, ci scoraggiamo. Gesù lo ha detto proprio oggi, pensate. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Perché poi a causa del Vangelo, dice, vi scacceranno dalle sinagoghe, vi uccideranno. E se oggi, certo, in certi paesi del mondo c'è la morte, e quante notizie leggiamo sui giornali, sulle news, di cristiani uccisi a causa del Vangelo. Ma forse qui in Italia o nel nostro mondo europeo, certamente c'è la guerra in Ucraina, quindi ci sono altre difficoltà in quei luoghi. Non lo sperimentiamo appieno, questa
uccisione nostra a causa del Vangelo, quindi martirio, ma in altre forme. Siamo allontanati, siamo scherniti, siamo disprezzati. Io anche nei miei commenti, a volte o molto spesso sorrido, soprattutto su certi social come TikTok, dove questo mio Vangelo lo annuncio per 60 secondi, se volete guardarlo, anche lì il canale si chiama Koinonia Biella su TikTok, troverete un piccolo spezzone e ogni tanto ci sono dei commenti molto assurdi. Qualcuno che dice tanto Dio non esiste, altri che dicono e voi preti cosa venite a fare anche qui su TikTok e tante altre cose. Ma Gesù lo ha detto, non scandalizzatevi. Che cosa significa scandalizzarsi? Scandalo è un ostacolo nella nostra vita che ci può essere. O creiamo noi o qualcuno lo crea contro di noi, verso di noi. Gesù lo sta dicendo, attenzione che voi quando mi seguirete e il mio spirito sarà con voi, sarete ostacolati. Ci saranno degli scandali, delle accuse, anche false. Voi andate avanti, non lasciatevi scandalizzare, perché avete il mio spirito che vi darà la forza di andare avanti. Nuovo entusiasmo, nuovo ardore, cari amici. Lasciamoci incoraggiare dallo Spirito Santo che oggi entra nella nostra vita, copre i nostri vuoti, illumina le tenebre dove noi passiamo, dove noi camminiamo. Ci custodisce lo Spirito Santo. Ecco perché il Paraclito, l'Avvocato, il Custode, il Sorvegliante nella nostra vita. Quindi, cari amici, in questo momento invochiamolo anche oggi perché ne abbiamo bisogno. E gli diciamo, vieni Spirito Santo, dillo anche tu, adesso, in questo momento insieme a me. Lo invochiamo con semplicità. Vieni Spirito Santo, io ho bisogno di te. Vieni Spirito Santo, illumina il mio cuore. Vieni Spirito Santo, illumina la mia vita. Vieni Spirito Santo e rafforza le mie ginocchia vacillanti. Rafforza il mio cuore che è debole, che è fragile. Spirito Santo, vieni, testimoniami di Gesù. Fammi sentire che Gesù è il mio fianco, che Gesù è con me, che Gesù è il mio Salvatore, che Gesù ha sconfitto ogni mio problema. Spirito Santo, ho bisogno di te. Illumina la mia vita. Mi arrendo a te e voglio mettere nelle tue mani i miei pesi, le mie difficoltà, perché io possa fare nuova esperienza della tua presenza nella mia vita, nella mia casa, nel mio lavoro e nella mia famiglia. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E allora invochiamo con gioia lo slogan di oggi, invochiamolo e proclamiamolo. Lo Spirito Santo è testimone di Gesù. Ecco perché quando noi oggi lo invocheremo nella nostra vita, dovunque andremo, Lui ci testimonierà, ci ricorderà che Gesù è con noi. È la nostra forza. Amen. Vi invitiamo, carissimi amici, questo sabato 28 maggio alle ore 21 a Chieri, in provincia di Torino, ad un concerto di Mirael, una cantautrice cristiana che ha invitato anche noi come Shout Koinonia e Don Peppe di Torino, altro sacerdote, musicista, rapper, a un evento meraviglioso di evangelizzazione, proclamando la sua parola con la musica, e sarà nel convento dei Domenicani. Potrete vedere il link in descrizione o nelle nostre pagine di Biella koinoniagb.it o shoutkoinoniagb.it. Sarà un'occasione per rendere gloria a Dio con la musica. Mirael è un artista che da diverso tempo canta a Gesù e Don Peppe anche è un sacerdote che ha avuto questa chiamata insieme alla sua missione sacerdotale
di portare attraverso la musica rap il Vangelo. La serata sarà in beneficenza delle popolazioni ucraine che stanno subendo queste difficoltà a causa della guerra. Quindi, per chi è vicino, che è in Piemonte, siete benvenuti, ben invitati all'evento di Mirael sabato alle ore 21. Grazie che mi avete accolto, ci vediamo domani, ciao! Yeshua è il nome di Gesù in ebraico, che significa Dio salva. Yeshua, Yeshua. Qualche anno fa, nel 2018, qui a Strona stavo pregando e sono stato toccato dalle parole di Gesù nel Vangelo secondo Giovanni, che dice: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Nessuno mai amato me come mi hai amato tu, come mi hai salvato tu. Quante volte avevo letto e pregato queste parole, ma in quel giorno mi hanno trafitto il cuore e ho sperimentato nuovamente l'amore personale, forte e incondizionato del Signore Gesù verso di me.